questa città si sta costruendo un ospedale nuovo, quindi l'investimento è molto importante per la regione, ma questo comporta anche una razionalizzazione, una specializzazione degli altri presidi sanitari della provincia, vedi quello della Spezia, e comporta soprattutto, nell'attesa del nuovo ospedale, di non far decadere questo. Per questo oggi siamo qua, abbiamo inaugurato un pronto soccorso con piccole modifiche, ma sono modifiche di assoluta vicinanza al cittadino, gli schermi per poter sapere quanto tempo si attendono, un infermiere specializzato nell'accoglienza del paziente o dei parenti per poterli tranquillizzare, una sala di degenza vicino per evitare spostamenti importanti, collegata all'impianto della nuova chirurgia, che anche questo sarà molto più funzionale all'utilizzo dei pazienti, visto che non dovranno essere più spostati all'interno dell'ospedale tramite ambulanza. E quindi credo che, nell'attesa del grande Felettino 2, come si dice, anche questo presidio ospedaliero possa ancora giocare un ruolo importante. A medici importanti, gli investimenti e la specializzazione sulla chirurgia microinvasiva da un lato e gli investimenti e la specializzazione sulla chirurgia ortopedica tramite robot sull'ospedale di Sarzana va verso quella specializzazione, quegli investimenti e quella semplificazione del sistema sanitario ligure a cui mira tutta la nostra riforma. E finalmente abbiamo anche risolto quel problema per cui le persone che dovevano essere operate venivano trasportate dal luogo di degenza alla sala chirurgica operatoria in ambulanza. Quindi entro pochi giorni ci saranno le sale di degenza, che abbiamo avuto modo di vedere, assolutamente in qualche modo confortevoli rispetto al luogo, ma soprattutto vicino alle sale operatorie. Siamo partiti dal valutare il pronto soccorso come luogo dove una persona arriva in uno stato di sofferenza, anche di confusione, un momento in cui deve capire a chi chiedere, cosa fare, i tempi di attesa. E allora abbiamo pensato di renderlo umano, rendendolo più chiaro dal punto di vista della cartellonistica. Ci sarà personale dedicato anche a spiegare le cose, non sottraendo personale a quello che è la cura in emergenza delle persone che arrivano. Devo dire che sono molto soddisfatta del lavoro fatto dalla direzione strategica qui al Pronto Soccorso Sant'Andrea. E poi ovviamente dobbiamo lavorare anche per dare identità ai nostri presidi ospedalieri, e devo dire che oggi abbiamo individuato un percorso molto importante di interesse sia per i residenti nell'area spezzina, ma anche perché da altre ASL della nostra regione e anche da fuori. Intanto ho ribadito che insomma finalmente è tornato il parto in analgesia anche qui a Sant'Andrea di La Spezia, sono già ben insomma numerosi nati secondo questa tecnica. Avremo un potenziamento di tutta quella che è la chirurgia di alta specializzazione mini invasiva, che io penso sia di grande importanza, perché ovviamente meno sofferenza, meno periodo di degenza, quindi direi molto importante, perché sono tecniche uniche anche nel territorio ligure. E poi un intervento che riguarda l'ospedale di Sarzana, ma di interesse sempre per tutta l'area, la creazione del polo tecnologico con interventi attraverso un robot di ortopedia. E anche qui stiamo lavorando proprio per dare identità ai nostri presidi, con un grande lavoro di squadra garantito da personale tutto dell'AS5.